Marcello Quinto, ti stai riprendendo un po' il campo? Mi mancava direi abbastanza. Ora sto bene, sto lavorando con intensità, quindi sono a disposizione. Il mister ha detto Quinto sta bene, ha bisogno un po' di minutaggio. Quando stai fuori tanto tempo e vieni da un infortunio di questi, per metterti al passo con i compagni che comunque sia vanno forte ci vuole un po' di tempo. Più minuti faccio ovviamente meglio è. Tu sei entrato nella storia del Foggia perché eri il giocatore che era presente in tutte e due le finali di Coppa Italia. Adesso vuoi entrare nella storia per qualcos'altro? Sì, io poi sono uno che a livello personale si gode poco le cose raggiunte. Preferisco le cose di squadra come gruppo, e quindi sarebbe uno scrivere una storia importante che va al di là dell'aver fatto tutte e due le Coppa Italia, dell'aver vinto tutte e due le Coppa Italia. Al di là della caduta di Cosenza sembra un periodo ottimo per il Foggia. Ma questa squadra è forte, ha attraversato un periodo difficile che si è alimentato in maniera esagerata, però ne è uscita a testa alta proprio perché c'è un gruppo con valori importanti, davvero importanti. Siamo qua, dovevamo migliorare la stagione dell'anno scorso ed è stato fatto, in più ci abbiamo vinto anche la Coppa Italia, siamo in pieno con quello che avevamo promesso a inizio anno, quindi a questa squadra si può rimproverare ben poco. Ovviamente tutti ci auguravamo di arrivare primi, perché avevamo tutti i requisiti per arrivare primi, c'avevamo una società che meritava, una tifoseria, una squadra, uno staff che meritava la vittoria diretta, però nel calcio vince uno solo e se hanno vinto loro magari hanno avuto qualcosina in più di noi sicuramente. Sostituzione, esce Capitano Agnelli, entra Quinto, cambio tutto foggiano, quanto può dare il pubblico e il popolo foggiano in questi playoff? I valori della foggianità noi cerchiamo di trasmetterli quotidianamente sia allo spogliatoio che proprio alla squadra. Ovviamente la foggianità è la chiave di questo percorso fatto in 4 anni che ci porta a stare qua dopo 4 anni a lottare per la Serie B, quindi è un valore importante che non dobbiamo assolutamente perdere.